Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo degli scenari in evoluzione del settore assicurativo e ne parliamo con Marco Burattino, Italy Sales Director di Guidewire Software, e con Massimo Michaud, Presidente di Cineas e Advisor Innovazione. Benvenuti. Buonasera. Nelle compagnie, nel mondo assicurativo, stanno cambiando molto il modo di poter affrontare il mercato, il modo di costruire i propri modelli di business, molto più orientati alla redditività, ma anche molto più creativi rispetto a prima, nel senso che sono orientati anche alla ricerca di prodotti nuovi e di entrare anche in settori che prima le assicurazioni non avevano mai tentato di esserci. Bene, vediamo questo cambiamento e questa evoluzione che si sta verificando in questi ultimi anni attraverso anche grazie allo sviluppo tecnologico e come si sta muovendo il settore assicurativo anche da qui a venire. Bene, inquadriamo un po' lo scenario, Michaud. Sì, in questi anni noi abbiamo visto una forte evoluzione dell'ambiente in cui si muovono le attività del settore assicurativo. In particolare abbiamo due fenomeni molto molto forti. Uno è tutta la tematica della regolamentazione, che ha imposto delle regole molto severe di corporate governance, di gestione del rischio, e dall'altra parte ovviamente anche il mondo assicurativo, come altri mondi, e forse più di altri mondi, sta vivendo l'innovazione tecnologica. Questo ha fatto sì che fondamentalmente si passasse da una situazione in cui tutto sommato, quando si guardavano le strategie delle varie compagnie, erano abbastanza omogenee, a una situazione in cui c'è una forte divergenza strategica. E questa divergenza strategica è dettata dal fatto che oggi nel mondo assicurativo bisogna riuscire a massimizzare due cose: da una parte la performance di business, ma dall'altra parte anche il fabbisogno di capitale. E non è la stessa cosa essere una compagnia che ha delle risorse importanti e quindi la possibilità di affrontare il mercato in una certa maniera, e essere una compagnia che ha delle risorse un po' meno importanti e quindi deve selezionare precisamente su che cosa investire le proprie risorse. Quindi vediamo, entriamo un po' più dentro ai piani strategici delle compagnie, che cosa è cambiato. Beh, due cose secondo me sono molto, molto chiare e molto nuove rispetto al passato. Se osserviamo i piani industriali che alcuni tra i gruppi più importanti assicurativi operanti in Italia hanno emesso negli ultimi 18-24 mesi, secondo me sono due le cose che saltano all'occhio e che sono interessanti nel manifestare questo cambiamento che sta avvenendo sul mercato assicurativo. Il primo è che dopo anni passati a ragionare in termini di produttività, contenimento costi, efficienza, ora molti di questi piani industriali parlano di efficacia, di crescita, di inventare cose nuove. Prendiamo per esempio Intesa Sicura. Intesa Sicura in 3 anni vuole diventare il primo player italiano nel non motor, quintuplicando quella che era la sua raccolta premi nell'arco di 3 anni. Cattolica, altra compagnia che sta investendo tanto sul cercare di diversificare la propria presenza in termini di linee di business e quindi investendo sulle specialty line, sui rami quelli diciamo non tradizionalmente prioritari del mondo danni. La seconda cosa interessante secondo me è più inerente alla comunicazione, nel senso che i piani industriali sono diventati non soltanto più o almeno non esclusivamente un resoconto di quelli che sono aspirazioni e obiettivi in termini numerici, ma sono diventati molto più parlanti, cioè esprimono delle ambizioni. Esempi anche in questo caso, Unipol parla di Mission Evolve ed è interessante perché detto dal leader italiano, ma anche leader mondiale nell'utilizzo per esempio della telematica, che è una delle direttrici principali dell'innovazione di prodotto sul mondo danni, segna anche la presa di responsabilità di un player importante ormai a livello globale che vuole fissare l'asticella un po' più avanti. Generali parla di partner di vita, AXA parla di passare da payer a partner. Tutti questi cambiamenti sono propri di aziende che cercano di comunicare una missione, il che non è soltanto importante verso il cliente, ma anche verso gli stakeholder interni come intermediari o dipendenti stessi che possono, diciamo, incarnare effettivamente la mission dell'azienda e quindi essere per esempio più motivati. E poi questo per le assicurazioni rappresenta un grosso salto culturale rispetto a soli 3 anni fa, possiamo dirlo.
Sì, è un modo diverso di rapportarsi al mercato. È un modo in cui si cerca fortissimamente la crescita, non si è più sicuri di pensare ai costi. Per tanto tempo, c'era stato un discorso un po' arido da parte di molti, che era quello di dire dobbiamo massimizzare i costi, minimizzare i costi, minimizzare i costi, scusatemi, non massimizzarli, e arrivare alla migliore efficienza possibile. Oggi si cerca anche l'efficacia, oggi si sta cercando di andare verso l'efficacia. Quindi questo come si traduce per le compagnie? Cercare di andare verso l'efficacia, anche aumentare, diciamo, tenere molto più in considerazione il cliente, quindi andargli più vicino. Una delle direttrici è sicuramente legata al cliente, però anche qui è da quando ho cominciato a lavorare che si è sempre parlato del tema di customer centricity, cercare di avvicinarsi al cliente in un mercato che è atavicamente lontano dal cliente perché è intermediato. Tuttavia ora sta cambiando anche la modalità con la quale le aziende cercano di avvicinarsi al cliente, nel senso che non c'è più soltanto l'investimento sulla multicanalità, poi omnicanalità, ovvero la creazione di diversi luoghi in cui comprare le assicurazioni. Sicuramente oggi siamo il risultato di strategie che hanno reso possibile acquistare le assicurazioni nelle agenzie di viaggi, nei saloni auto, perfino al supermercato. Quindi è più facile sicuramente trovare le assicurazioni, però ci sono linee di investimento di tante compagnie in questo momento che mirano anche a rendere più facile comprare le assicurazioni. Pensiamo ai prodotti modulari, pensiamo all'instant insurance, pensiamo a polizze assicurative che vengono accese e spente come fosse Netflix, quindi sforzi per rendere più flessibile l'operazione di acquisto da parte del cliente ed anche più facile capire l'assicurazione, cercando di rispettare quella che è la complessità di un business che è strutturato in un certo modo, ma andando dal cliente con proposizioni più comprensibili. Una compagnia con cui stiamo collaborando oggi si è posta il problema di semplificare il linguaggio e i paradossi esistenti, come per esempio oggi acquisto all'interno della garanzia incendio, io copro anche i danni dell'acqua, che è una cosa che un cliente fa molta fatica a capire perché non è naturale pensare. È quindi un lavoro che cerchi di rispettare quella che è la complessità di un mercato regolamentato, tradurla per far sì che sia più comprensibile agli occhi di un cliente che può acquistarlo. Quindi possiamo parlare di uno sforzo nella comunicazione abbastanza sostenuto da parte delle compagnie di assicurazione. Sì, assolutamente, e anche proprio nella costruzione, cioè il fatto che si parli oggi di customer journey e quindi si cerchi di costruire le condizioni, le precondizioni tecnologiche di questo customer journey è molto importante. Per esempio, non, tradizionalmente si pensava che l'assicurazione potesse essere solo venduta ma non acquistata. Sempre di più ci sono dei tentativi delle società che portano avanti delle situazioni in cui si può acquistare direttamente, il cliente può acquistare direttamente via mobile, per esempio, l'assicurazione. Ci sono anche a sostegno delle reti delle iniziative nuove, per esempio ci sono delle società come Use Your Data che danno alle reti di vendita la capacità di comparare i prodotti attraverso dei sistemi di intelligenza artificiale che consentono di fare proprio la comparazione linea a linea del prodotto e entrare nelle clausole specifiche e poter comparare le clausole mie e le clausole di un altro. Questo è un tema molto importante perché per anni si è venduto il prezzo dell'assicurazione, adesso si può anche pensare di incominciare a vendere la qualità. Beh, sicuramente la tecnologia da questo punto di vista dà un grossissimo sostegno, aiuto alle compagnie, proprio per cercare di creare dei prodotti molto più Certo, ma aderenti alle necessità e ai bisogni. da questo punto di vista diciamo che siamo osservatori privilegiati di Guidewire, nel senso che Guidewire è una società basata in Silicon Valley che fa software di core business per le compagnie assicurative, è leader globale, si stima che circa un quarto della raccolta premi assicurativa danni mondiale giri sul nostro software, quindi abbiamo la possibilità di sederci quotidianamente con compagnie d'anni appartenenti a tutto il mondo. E devo dire che l'Italia, da questo punto di vista, è assolutamente rilevante come esempio rispetto al resto del mondo. Abbiamo già detto che, da un punto di vista globale, la telematica è un mestiere che per le assicurazioni parla assolutamente italiano. E quindi qui facciamo da apripista. In generale, però, se andiamo in giro per il mondo, vediamo che esistono
sempre più spunti e cambiamenti in atto. Un'altra cosa molto interessante è quello che sta accadendo sul cyber. Il cyber si porta dietro un effetto fondamentale e potenzialmente dirompente sul modo in cui si fa assicurazione, si farà assicurazione perché sconta un problema. Non esiste la possibilità di prezzare e di fare assunzione del rischio secondo i criteri storici utilizzati, perché non esiste una base storica di dati. E quindi di conseguenza trovare un premio per il rischio assicurato diventa un mestiere un po' più complicato e un po' più creativo, che per esempio risiede nello studiare soluzioni di cosiddetto data listening, in cui io vado a cercare di trovare dove posso, in questa marea che è il web, informazioni che possano essere utili a farmi costruire modelli per la previsione del rischio di un soggetto che vuole capire quanto è probabile che subire danni associati a cybercrime. Nuove frontiere. Il mondo in generale sta cambiando tanto da un punto di vista assicurativo, grazie alla tecnologia. Questo era un esempio, il cyber, ma anche proprio nei fondamentali. Prima siamo abituati a vedere l'assicurazione come un mondo in cui discreto e non continuo, cioè pago il premio all'inizio dell'anno e poi l'anno dopo. Tesla 2 mesi fa parla di fare un'assicurazione basata sul viaggio, quindi variazione continuativa del premio man mano che cambia il rischio. Cambia l'oggetto assicurato che magari diventa bisogno assicurato. La compagnia sudafricana Discovery si mette a lavorare sulla salute e sul benessere delle persone. Quindi magari domani assegnerò a una compagnia la responsabilità di aiutarmi a dimagrire. Oppure, cose che vediamo qui, vediamo da vicino, gli employee benefit. In Italia, insieme alla malattia, gli employee benefit stanno avendo un boom enorme, cambiando anche i paradigmi assicurativi finora noti. Quindi possiamo dire che proprio nell'innovazione dei prodotti è il fatto di capire esattamente i bisogni e le necessità dei clienti, grazie anche a tutta una raccolta di dati che è possibile tramite la tecnologia, di costruire dei prodotti proprio adatti molto, e comunque innovativi. Sì, è molto importante sottolineare che in Italia ci sono delle punte di eccellenza, come è stato fatto e come è stato fatto sulla telematica, per esempio. Io sono convinto che siamo ad un bivio, siamo in un momento in cui si supererà il concetto di prodotto, a favore di un concetto che combina bisogni, garanzie, servizi. E in una logica di rapporto continuativo, di abbonamento nei confronti del cliente. Già alcune compagnie del mercato hanno introdotto questo concetto di abbonamento, abbonamento alla sicurezza, abbonamento alla protezione. E nel momento in cui si incomincia a parlare di abbonamento, si incomincia a pensare in termini di prevenzione, in termini di offerta, mitigazione del rischio, riparazione del danno. Quindi si amplia di molto l'idea classica dell'assicurazione dalla garanzia alla liquidazione, per arrivare alla prevenzione da una parte e per arrivare alla riparazione. Però questo implica anche proprio un cambiamento di approccio. Bisogna andare verso target precisi, molto più precisi di oggi. Bisogna andare verso una maggiore specializzazione. Bisogna andare anche verso l'ampliamento del perimetro di offerta. Quindi questi sono tre tematiche che cambiano il modo di approcciare il mondo dell'offerta, che supera il concetto di prodotto e entra nel concetto di supporto continuativo al cliente. Ecco, questo però si traduce anche in una profonda riorganizzazione interna, anche a livello di distribuzione. A prescindere dal discorso prettamente legato alla distribuzione, che sicuramente avrà i suoi effetti, sono totalmente d'accordo con quello che diceva Michaud prima. Credo che la sfida sia più interna alle compagnie, perché diventerà una cosa che secondo me farà parte del mercato nei prossimi anni, è che le compagnie dovranno fare uno sforzo di portare in casa la complessità. Dovranno gestire delle situazioni che saranno enormemente più complesse. Lui parlava prima di segmentazione, parlava prima di allargamento dell'offerta, e dovranno gestire questa enorme complessità massimizzando la semplificazione a livello cliente. Cioè, io mi aspetto che tra 5 anni l'offerta assicurativa sarà un numero e basta, dammi questi soldi al mese e poi qualsiasi cosa ti accada ti copro. Devi pagare un mutuo? Vuoi assicurarti contro eventi antipatici? Ti copro. Devi fare un viaggio? Volo in ritardo? Ti copro.
hai la macchina, responsabilità civile, qualsiasi bisogno dovrà essere trasferito, il cliente verrà da una compagnia assicurativa per avere uno scudo enorme che lo protegga da qualsiasi cosa, e le compagnie dovranno essere brave a far cosa? A sintetizzare questa enorme complessità in un numero. Un po' la tecnologia le aiuta, tutto quanto quello che dicevamo prima, eccetera, intelligenza artificiale, mole di dati enormi, eccetera. Un'altra parte, a mio parere, qui però vado un po' più nel tecnico, è, secondo me, bisogna anche fare uno sforzo di, diciamo, passare da un lavoro che riguarda patrimonio, reddito, eccetera, a osservare le interazioni dell'essere umano. Cioè, non è più andare a assicurare oggetti, ma bisogna guardare l'essere umano come un soggetto di interazioni sociali e capire lì dov'è l'esposizione complessiva al rischio. Quindi questo ha anche moltissimo il campo di conoscenza del settore assicurativo. Sì, e il settore assicurativo si è sempre rivolto a tantissimi settori diversi, però tutto sommato si limitava a un certo livello di conoscenza, perché non poteva essere specializzato, profondamente specializzato in tutti, semplicemente perché una cosa è fare il medico, una cosa è fare l'assicuratore, per esempio. Però oggi come oggi è richiesto sempre di più una conoscenza più approfondita del settore dove si è, dove si vuole operare. E questo è una necessità che sostanzialmente sta spingendo verso il futuro. Difatti, quando uno guarda il futuro, vede da una parte il tema che abbiamo già affrontato, che è quello di proteggere il cliente molto più a tutto tondo, quindi superare il concetto di prodotto per entrare in un concetto di servizio a tutto tondo, e dall'altra parte anche quello di presidiare nuovi rischi. Quali rischi? Cioè, noi vediamo l'evolversi della sharing economy, vediamo i rischi cibernetici di cui si parlava prima, vediamo l'influenza che si può avere sugli stili di vita e le conseguenze in termini di benessere per il cliente, minori sinistri per le assicurazioni. E per esempio questo tema si sposa molto bene con quello che è stato detto, cioè col fatto che serve una comprensione dei comportamenti e una capacità di influenzare attraverso la psicologia cognitiva i comportamenti delle persone, in modo da farli star meglio, ma anche farli aderire a dei programmi che magari non sono molto semplici. E poi c'è l'ambiente e la sostenibilità. Noi siamo costantemente confrontati a problemi di effetti del clima estremi e anche il bisogno stesso di dimostrare la nostra capacità di rendere il mondo sostenibile, e questo non può essere ignorato nel futuro dalle compagnie di assicurazione. Quindi, insomma, gestire la complessità, ampliare molto gli orizzonti cognitivi, entrare molto di più nella vita delle persone, ma anche capire i movimenti, diciamo, macroeconomici. E a tutto questo le compagnie sono preparate? Ma secondo me stanno iniziando a pensarci. Un altro aspetto, e con questo mi collego un attimo all'inizio, e con quello lui ha fatto riferimento ora a un discorso di sostenibilità che è giustamente centrale oggi. Secondo me stanno cominciando a capire che nel mondo di oggi le scelte di acquisto dei consumatori, uno pensa siano sempre più razionali e sempre più supportate da dati. È vero, ma esiste una componente profondamente emotiva in cui il consumatore sceglie di voler bene all'azienda di cui compra i prodotti. Quindi è fondamentale, mi rilaccio a quello che ho detto all'inizio, e secondo me è una cosa interessante che le compagnie stanno cominciando a posizionarsi concettualmente, perché sempre di più i consumatori di oggi diventano quasi supporter, diventano quasi amici delle compagnie che offrono i loro servizi. Quindi la scelta del prodotto ha anche una sempre più importante, sempre più marcata componente di emotività e di legame, di valori che vengono diffusi dal brand. Quindi possiamo dire che come sfida da affrontare c'è anche quella di comunque creare valori, creare valore, ma anche creare valori in cui le persone possono riconoscersi, stili di vita, anche proporre sì, degli stili di vita molto più sostenibili. Ma il dottor Marco Pulattino ha posto l'accento su una cosa veramente molto importante. Pensate, se io compro un prodotto non ho bisogno di essere ingaggiato con la società con cui sono, però se io compro un servizio che dura nel tempo, un abbonamento e via dicendo, devo avere un rapporto di natura diversa.
e questo rapporto è di natura emotiva. Io partecipo abbastanza regolarmente a queste riunioni in cui si vedono le società nuove di InsurTech che propongono, o InsurTech o anche comunque tecnologiche che propongono nuove idee, nuove soluzioni, via dicendo. Una delle cose molto interessanti degli ultimi anni è che la maggior parte delle imprese di InsurTech oggi sono a sostegno del mondo del settore assicurativo. L'80% delle società di InsurTech non cercano di rompere il mondo assicurativo, ma cercano di sostenerlo per andare in avanti, per fare delle cose nuove. È molto importante andare verso le partnership. È molto importante cercare di fare partnership, e queste partnership non sono facili da fare perché la mentalità delle varie società, la cultura delle varie società è diversa, però io mi occupo di questo, mi occupo proprio di cercare di creare dei fit culturali tra le società di InsurTech e gli incumbent assicurativi, e coloro che riescono a creare questi fit culturali riescono ad accelerare di molto il progresso verso il futuro. Poi ognuno di loro lo definisce in maniera diversa. Il tema dell'emotività, il tema del rapporto col cliente più stretto, forte, legato a veramente bisogni fondamentali come quello di sentirmi protetto, sentirmi sicuro, sentirmi a mio agio, è uno degli elementi più importanti che si stanno cercando di sviluppare attraverso le nuove tecnologie. Quindi possiamo parlare di partnership comunque molto ampie. E se vogliamo immaginare le assicurazioni fra 10 anni, come possiamo immaginarle? Ancora, secondo me saranno, muto un'immagine appunto dal mondo dei fumetti, saranno intesi come uno scudo galattico di protezione da qualsiasi cosa che può accadere. Quindi saranno intese come soggetti da cui acquistare sicurezza e soggetti di cui doversi fidare. Se io devo parlare di una malattia di cui sono affetto con qualcuno, la prima cosa è che questo qualcuno mi stia a sentire e mi dimostri di ascoltarmi e di tenerci per quanto possibile rispetto a queste mie esigenze. Le assicurazioni sono esattamente nel centro di un incrocio potenzialmente devastante. Popolazione che invecchia, la vita si allunga ma la vita sana si accorcia, le pensioni, la sanità. Al centro di tutte quante queste cose che sono da sole, ognuna di queste è capace di far fallire uno Stato, l'unica barriera della società, del mondo del mercato privato, sono le assicurazioni. E quindi è anche il caso, diciamo, di fare il tifo affinché questo settore riesca a dare risposta a queste cose. Il modo in cui secondo me lo farà è riuscire a metabolizzare la complessità e uscire verso il cliente con qualcosa di semplice, fruibile e che mi faccia piacere acquistare. Insomma, possiamo parlare di spazi molto ampi nei quali si dovrà muovere il settore assicurativo e comunque anche di questo modo completamente diverso di affrontare il mercato. Beh, è un modo, l'assicurazione ha sempre lavorato per la società, però la società non ha mai visto l'assicurazione così vicina e così a supporto della società. La vera sfida è quella di far percepire, riuscire a far percepire attraverso molto più servizi, forse meno garanzie fredde e distanti, anche perché molti rischi diventeranno minori in termini di portata delle garanzie, ma diventeranno maggiori in termini di necessità di servizio, di fare percepire questo valore sociale dell'assicurazione, questa capacità dell'assicurazione di portare valore alla società. A valore dove? Valore in tutte quelle problematiche della società che noi viviamo. Si è parlato dell'invecchiamento della popolazione, ci sono le famiglie, ci sono il tema della sostenibilità, del fatto di poter lavorare e poter non lavorare se succede qualcosa. Quindi l'accompagnamento dell'architettura sociale del paese può essere portato avanti da questo tipo di assicurazione di cui abbiamo parlato questa sera, un'assicurazione che grazie anche alla tecnologia è più vicina al proprio cliente, può offrire a questi clienti un vero abbonamento alla protezione in determinati ambiti per renderli più sicuri e più capaci di poter prendere nuovi rischi.
Bene, quindi possiamo concludere con questa, con il fatto anche di dire che la comunicazione a questo punto diventa anche molto importante per il settore assicurativo, proprio per poter da un lato acquistare fiducia, acquistare vicinanza, essere molto più vicino al cliente e poi riuscire anche a comunicare un nuovo modo di fare assicurazione. Assolutamente, e credo che siano abbastanza evidenti i tentativi già fatti, quindi già siamo assolutamente su questa strada, no? Parlavamo prima anche di assicurare i bisogni, oggi più di una compagnia non sta pensando più per il prodotto assicurativo per eccellenza che è l'RC Auto, ora non, molte compagnie stanno passando per esempio da assicurare l'auto, assicurare la mobilità. Quindi prendendo in considerazione le diverse modalità tramite cui una persona può muoversi, che è molto comunicazione, però è comunicazione giusta. Cioè, oggi, secondo me, il cliente, colui il quale deve acquistare assicurazione, ha già più chiaro in testa delle differenziazioni importanti tra le varie compagnie. Prima la differenziazione era affidabilità. Questo brand è più affidabile di questo, a pelle, no? Oppure capillarità della distribuzione. Oggi, secondo me, si sta cominciando a lavorare a livello compagnia sulla differenziazione rispetto proprio al brand che comunica. Ed è una cosa fondamentale per sviluppare il mercato, secondo me. Il mercato più sotto assicurato d'Europa, tra l'altro. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Marco Burattino, Italy Sales Director di Guidewire Software, e Massimo Michaud, Presidente di Cineas e Advisor Innovazione. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di New Insurance qui sulle Fonti TV.